grazie a tutti, veramente, anzi, grazie al Conservatorio, al Dipartimento di Tastiere, di Pianoforte in maniera particolare, ai colleghi, a tutti, grazie a Emilia Fadini, bisogna ricordarlo. E vi volevo dire questo, che oggi faremo un viaggio abbastanza complesso, perché intanto Kramer noi lo conosciamo essenzialmente per quei pochi studi, una parte degli studi che lui ha scritto in antologia, e di fatto non sappiamo nulla di lui. Kramer è stata una figura fortunata, e immeritatamente fortunata, altrimenti non avrebbe attirato l'attenzione di Beethoven, no? Questo è chiaro. Però dall'altra parte abbiamo un argomento complesso che riguarda in maniera particolare un periodo assai peculiare della storia della musica, e cioè quel periodo che si inquadra tra la fine, completamente la fine, del dominio del clavicembalo e l'affermazione sopra ogni cosa del pianoforte. Allora, Kramer nasce nel 1770, anzi, mi sto confondendo, nel 71, un anno dopo Beethoven, quindi sono assolutamente coevi. E nasce a Mannheim in una famiglia molto fortunata, perché è una famiglia di musicisti, una famiglia di musicisti professionisti da generazioni. Il nonno era primo flauto all'orchestra di Mannheim, il papà violinista professionista, un fratello violinista professionista, quindi nasce in un contesto di primo ordine, e questa è la prima sua grande fortuna. La seconda grande fortuna, a mio avviso, è che dopo un anno di vita soltanto la famiglia si trasferisce a Londra. E a Londra noi dobbiamo immaginare un clima culturale super fervido. Londra era a cavallo tra il 700 e l'800 una sede ambita sia per la rappresentazione delle opere, sia per i concerti, una sede dove si costruivano i pianoforti, una sede dove circolava molta editoria. Io ad esempio ho fatto una ricerca diversi anni fa su un compositore minore, su questo ci sarebbe molto da dire, ma chiaramente oggi non è la sede, che era nipote di Ferdinando Bertoni. Ferdinando Bertoni in Italia è stato un grandissimo operista, allievo di Simone Mair, maestro di Simone Mair per esempio, e Ferdinando Bertoni faceva regolarmente questi viaggi in Inghilterra per la rappresentazione delle opere, e quindi riportava questo nipote non vedente tutte le novità che circolavano. Era una città, Londra, dove per esempio hanno agito in maniera radicale molti musicisti, tra i quali Handel e Clementi soprattutto. Clementi, nato nel 1752 a Roma, esplode immediatamente in un talento strepitoso, e poco più che un adolescente, 14 anni, la famiglia fa una sorta di noleggio, così è stato definito, con un mecenate inglese, affinché questo ragazzo possa continuare adeguatamente gli studi. E di fatti, Kramer, che inizia gli studi di violino con il papà per 4 anni, ma dimostra immediatamente un forte talento per il pianoforte, e viene assecondato, quindi comincia a studiare pianoforte ed incontra Clementi, di cui diventa allievo per 2 anni. Bisogna un attimo tornare a Clementi e capire che tipo di figura è stato: compositore, didatta eccezionale, lo sappiamo bene, concertista, editore, costruttore di pianoforti, cioè una figura a tutto tondo, un viaggiatore instancabile che ha fatto molte tournée. Esattamente su questa scia si inserisce anche la formazione di Kramer, perché Kramer debutta a 10 anni col papà, ma sui 18 anni fa un concerto, tiene un concerto che è il primo concerto, come si dice, registrato, cioè documentato, della storia del pianoforte, a 2 pianoforti proprio con Clementi. E da lì parte la sua carriera internazionale. Dopo un poco parte per la prima tournée in Europa,
E dopo una decina d'anni, nel 1791, parte per la seconda tournée in Europa, dove lui conosce personaggi incredibili, anche Beethoven, Ries, un allievo di Beethoven fondamentale per le testimonianze che ci ha dato, Berlioz, Liszt. Quindi capite bene che la sua formazione è stata una formazione di primissimo livello dall'inizio, e questo gli ha consentito di avere una grande stima in vita. Ci sono molte testimonianze sullo stile di Cramer al pianoforte. Una che mi ha colpito molto è una testimonianza di Moscheles, che dice che il suo legato, il suo cantabile, erano tali che sembrava scivolare impercettibilmente sulla tastiera del pianoforte. Poi, siccome Cramer si era specializzato nell'esecuzione di Mozart, aggiunge Moscheles, quando esegue il secondo movimento di una sonata di Mozart, sembra di assistere ad un'opera vocale. Ora, questo, oltre che essere la testimonianza di una sua qualità particolare, dobbiamo leggerla anche in un altro motivo. Dobbiamo leggere il fatto che il legato non era fino a quel momento la peculiarità, la caratteristica principale del suonare. Non lo era affatto. Noi abbiamo avuto dalla seconda metà del Settecento un fiorire di trattati, per fortuna, perché così noi possiamo oggi capire come si sono mossi i musicisti. Allora, è stata una grandissima fortuna. Poi sono, come vedremo tra poco, sono nomi di primissimo piano. Parliamo di Carl Philipp Emanuel Bach, Leopold Mozart, Quantz, Matteson, Türk. Quindi figure di primo piano che ci hanno tramandato la loro dottrina. E pensate che dobbiamo aspettare il 1795 perché compaia la dicitura legato. Perché? Perché fino a quel momento, a parte un trattato del 1760 che è abbastanza visionario, tra l'altro ovviamente dedicato al clavicembalo, che è di Niccolò Pasquali, che dice: io ho scritto questo trattato esclusivamente per raggiungere il legato. Però il tocco di elezione non era certamente il legato, ma appunto perché alla fine del Settecento il pianoforte, fortepiano come lo vogliamo chiamare, stava incrementando le sue possibilità e c'era un dialogo stretto tra i compositori e i costruttori, no? E come dire, l'organologia, che è quella scienza che appunto si occupa di costruire i pianoforti, era al servizio dei compositori. I compositori intrigavano i costruttori per avere più possibilità, per esempio nell'estensione. Diciamo che alla fine del Settecento, di regola, un Walter, un pianoforte Walter di scuola viennese aveva 5 ottave e mezzo. E pensate che quasi la maggior parte delle sonate di Beethoven possono essere suonate, appunto perché l'estensione principale era questa. Quindi questa cosa del legato la dobbiamo leggere immediatamente non come un dato di cronaca su Mozart e su Cramer, ma come un dato che ci racconta un cambiamento profondo dell'approccio alla tastiera. Questo cambiamento profondo si tira dietro la composizione, la necessità estetica, la necessità espressiva. Una cosa che piacque tantissimo a Beethoven, perché quando noi pensiamo a Beethoven sicuramente pensiamo a una musica che è ricca di forti contrasti, e questo è vero, è l'altra faccia, no, della sua poetica, ma è altrettanto vero che, vedremo anche analizzando gli studi, Beethoven teneva enormemente al legato e si spinge molto oltre quelle che sono o che credevamo essere le nostre conoscenze a questo proposito. Quindi, cosa accade? Che in questa carriera strepitosa di Cramer, Cramer scrive solo per il pianoforte, una marea di opere, 119 sonate, 9 concerti per pianoforte e orchestra, ma nel 1804 fa una cosa che segna anche lì la storia del pianoforte, perché pubblica il primo volume
di un'opera che si chiama Studio per il pianoforte, cioè pubblica la prima raccolta organica di studi. Sappiamo bene che lo studio è una forma che esamina un particolare elemento tecnico affinché possa essere superato. In realtà c'era stato un altro visionario che aveva parlato di studi in tempi veramente non sospetti, che era stato Cherubini. Nel 1789 ha scritto un pezzo strepitoso e folle, veramente lunghissimo, 40 minuti di musica. Io l'ho studiato e ho anche seguito, vi assicuro, assolutamente impegnativo, ma assolutamente anche inimmaginabile per il 1789, che lui chiama Studio o Capriccio per il fortepiano. Ma Cramer nel 1804 pubblica questo primo volume con 42 studi, suscitando tra l'altro l'ira funesta di Clementi, perché gli ruba il titolo. Questo titolo avrebbe voluto darlo Clementi. E di fatto dal 1804 in poi abbiamo una fioritura raccolte di studi. Tutti si mettono a scrivere studi, Clementi lo sappiamo, Moscheles non so se si pratica ancora qui nel triennio di pianoforte, ma cominciano una serie di pubblicazioni che praticamente avallano questa forma studio. Questo primo volume di Cramer nel 1804 viene seguito da un altro volume nel 1810, ugualmente di 42 studi, e poi nel 1835 si adegua al numero 100 e quindi ne pubblica altri 16. Questo ultimo volume non è tanto importante per questo, ma quanto perché nella prefazione Cramer dice che il suo scopo principale era quello di onorare Bach e di raggiungere il massimo dell'espressività e della cantabilità, di suscitare il sentimento, dice una cosa di questo genere qui. La formazione di Cramer è stata una formazione classica e di primo livello, come abbiamo detto, ma a Londra non circolava tanto ancora Bach. Noi sappiamo che la storia della musica straordinaria di Bach è stata abbastanza travagliata, no? La presenza di Handel a Londra ha fatto sì che sia stato più Handel a dare un imprinting, no? Una traccia forte. Quindi, tutto sommato, fino alla fine del secolo, parlo del Settecento, la musica di Bach non circolava molto. Ha cominciato a circolare quando a Londra si stabilisce Johann Christian Bach, si stabiliscono alcuni musicisti tedeschi che si prendono la briga di tradurre la biografia che aveva scritto Forkler, e tra il 1810 e il 1815 all'incirca finalmente pubblicano il Clavicembalo ben temperato. Ma Cramer, nella seconda tournée che ha fatto in Europa, probabilmente da un allievo di Philippe Emmanuel, un allievo russo, riceve una copia del Clavicembalo ben temperato, una copia manoscritta, e se la studia. Contemporaneamente Beethoven, che invece ha studiato in Germania, da bambino, formato dal maestro Neefe, ha studiato tutto il Clavicembalo ben temperato e ne aveva una venerazione. Quindi abbiamo toccato i due elementi che sicuramente hanno attratto in maniera irresistibile l'attenzione di Beethoven. E poi c'era un altro motivo. Succede che Beethoven voleva in qualche maniera scrivere un metodo, ma evidentemente era occupato con mansioni più importanti, e da qualche testimonianza sappiamo che non era soddisfatto dei metodi che circolavano. Sappiamo anche che nella sua biblioteca c'era il metodo di Pleyel, 1800 circa, e che non gli piaceva. E non ci possiamo stupire di questo, perché tutti sappiamo quanto è stata straordinaria e innovativa e fenomenale per la storia del pianoforte la poetica di Beethoven. Quindi non possiamo pensare che quelle cose potessero essere funzionali al metodo di Beethoven. È pur vero però che Beethoven è nato in quel tessuto.
Ed è pur vero anche che sicuramente Cramer è stato toccato a Londra da un altro grandissimo musicista del Settecento che è stato Scarlatti. Scarlatti che è stato quello che poi ha permesso di mandare il ponte della, come dire, della trasformazione della tecnica pianistica fino a Liszt, cioè fino ai massimi livelli della tecnica pianistica. Scarlatti era pubblicato a Londra già dal 1739 da Rosa and Grave, circolavano le sonate, e Clementi, maestro di Cramer, nel 1791 ne pubblica 12, perché Clementi era anche editore, abbiamo detto. Quindi questa formazione eccezionale, classica, potremmo dire, usando un termine un po' gergale, sul pezzo, cioè con la conoscenza di tutto quello che non solo era oggettivamente importante in quel momento, ma era anche molto importante soggettivamente per Beethoven. Incastra l'attenzione di Beethoven con Cramer. E addirittura sappiamo da Ries, che è stato uno dei suoi più importanti allievi, che Cramer ha potuto incontrare durante la seconda tournée in Italia, in Europa, scusatemi, e sappiamo che Beethoven lo considerava come il massimo pianista vivente. Questo è l'excursus di Cramer. Cosa accade ancora? Che sappiamo per certo che il primo volume, quello che è stato scritto nel 1804, una data importante, 1804, pubblicato più che scritto nel 1804, perché nel 1804 molte sonate di Beethoven sono già state scritte, questo volume viene utilizzato per l'insegnamento da parte di Beethoven al nipote Karl, che gli era stato affidato. Dopodiché c'è un oblio, come spesso succede nella storia della musica, e subentra un altro personaggio molto importante nella vita di Beethoven, che è Anton Schindler. Questo Anton Schindler ha scritto una biografia, anche lui, su Beethoven, una biografia che è stata anche contestata, perché questo era un personaggio un po' controverso, che sicuramente si è anche vantato del rapporto personale che ha avuto con Beethoven. Lui è stato segretario, amico ed allievo di Beethoven. In questa biografia Anton Schindler dà notizia, per la prima volta dopo la morte di Beethoven, dà notizia della presenza di questo volume con i segni che lui ha riportato. Cosa ha fatto? Ha semplicemente attaccato delle strisce di carta annotando quello che Beethoven aveva scritto su questi 21 studi scelti dal primo volume, firmandoli Beethoven per distinguerli dalla maggior parte degli altri, dove c'erano delle annotazioni che probabilmente erano pure provenienti da Beethoven, che magari aveva sentito durante la frequentazione con Beethoven. E dice una cosa molto bella che vi vorrei leggere perché è particolarmente toccante. Dice: all'eventuale domanda del perché io non abbia reso pubbliche le istruzioni d'uso di questi studi, può servire come risposta che l'indirizzo imperante di 30 anni nel suonare il pianoforte, che conosce come unica esigenza la tecnica, non avrebbe prestato alcuna attenzione a questo metodo che va in direzione opposta. Deve venire un altro tempo che si sforzi di interpretare la musica strumentale di ogni genere dal lato spirituale. Così solo sarà aperta la strada alla comprensione delle intenzioni di Beethoven. Da parte mia posso confermare che questa strada, assai poco stimata, è invece molto faticosa. E su questo, che sia molto faticosa, non ci piove. Nella storia della musicologia, questa fonte di Anton Schindler è stata anche essa molto studiata, molto dibattuta, proprio perché non è di prima mano, proprio perché arriva da questo Anton Schindler, che, come vi ho detto poco fa, è un personaggio che ha avuto qualche ambiguità nel raccontare le cose di Beethoven. Dovete pensare però che un musicologo così importante come Newman, che sicuramente i colleghi conoscono, cioè un musicologo che si è
come dire, dedicato quasi allo studio della vita, delle sonate e delle opere di Beethoven, è stato uno dei più importanti, diciamo, delle figure più importanti che si sono occupate di questi studi e che ha cercato anche di farne una traduzione alla tastiera. Un procedimento che però, insomma, ha destato qualche perplessità perché tutto questo è avvenuto negli anni 70, parlo del Novecento. E bisogna anche comprendere che gli studi della cosiddetta prassi storicamente informata allora non erano così floridi, così documentati, no? Così profondi come lo sono adesso. Infatti Newman a un certo punto, che crede profondamente in questi studi, crede profondamente anche nella grande influenza che Cramer ha avuto nell'ispirazione dei temi di Beethoven. Pensate che sia Czerny, allievo di Beethoven, che Newman, quindi musicologo che è morto nel 2000, affermano per esempio che l'ultimo, che il tema del terzo movimento dell'opera 26 è mutuato da una sonata di Cramer. E più tardi parleremo anche degli accenni che si colgono qui e là negli studi, che sono stati comunque sicuramente fonte di ispirazione per Beethoven. Quindi questa è la storia fino a quando i musicologi, dopo anni e anni e anni, convergono oggi nel riconoscere a questi studi una validità totale. Per quello che vale, la mia opinione, io sto studiando questi studi da un anno veramente intensamente, tutti i giorni, documentandomi moltissimo, e più studio e più ho la conferma che veramente certe soluzioni non potevano e non possono essere venute che da Beethoven. Quindi questa è la storia, ma ovviamente abbiamo detto che Beethoven è geniale, quindi certamente non possiamo stare soltanto allegato alla cantabilità, all'espressività e al fatto che vi erano contenuti degli elementi come difficoltà tecniche. Abbiamo accennato a Scarlatti, polifonia, a cui sappiamo che Beethoven teneva moltissimo, non a caso la ripropone in un'opera molto tarda come l'opera 110. E vi faccio una piccola, come dire, digressione in questo momento. Era, come dire, mettere una fuga da qualche parte, anche nel periodo galante. Quindi alla fine del Settecento significava dire al mondo: io conosco la dottrina musicale. Per quello tutti volevano a un certo punto piazzare da qualche parte una fuga, perché voi dovete considerare che gli ultimi anni del Settecento sono stati, caratterizzati per quello che riguarda la storia della tastiera un po' da questo stile galante, no? Questo stile galante era uno stile molto più facile. I compositori bravi avevano molto piacere di mettere, come è successo per esempio per il mio Turrini, sei sonate con l'accompagnamento di un violino, con infine una fuga a cembalo solo. Era un modo di dire: guardate che io la dottrina la so molto bene, il contrappunto lo conosco. A questa bellissima seduzione, e non è sfuggito evidentemente nemmeno Beethoven, perché Beethoven ne mette due di fughe della 110, no? Anche con l'inversione del soggetto. Non si contenta di questo negli appunti degli studi. Cosa fa Beethoven? Beethoven individua una forma di legato che bypassa tutto quello che abbiamo in mente noi, perché la fa passare da una melodia nascosta. Cioè una melodia che la partitura a occhio nudo non rivela. E evidentemente nel momento in cui noi rendiamo qualcosa di monodico, non più monodico, perché c'è una melodia nascosta, automaticamente si viene a generare la polifonia nascosta. E cosa fa ancora Beethoven? Non contento, applica alla melodia, questa è anche una particolarità che a me personalmente, che queste cose le studio da anni e anni e anni, mi ha molto colpito. Non applica
quello che sto per dirvi a tutto quello che accade. Applica la cosiddetta prosodia alla melodia. E qui arriviamo proprio al cuore del problema. Accenniamo adesso che cos'è questa prosodia e poi facciamo un salto indietro, perché altrimenti non riusciamo a capire il tessuto, l'ambiente culturale musicale nel quale mica soltanto Beethoven, ma musicisti come Mozart, Clementi, Haydn, sono nati e hanno veramente costruito la musica. Questa prosodia ha delle radici profondissime già nel Cinquecento. Nei trattati del Cinquecento, i pochi che abbiamo, si parla chiaramente di note buone e note cattive. Questa prosodia fa capo all'ars retorica, cioè che significa l'ars retorica è l'arte di convincere, cioè di trasportare, come vedremo tra poco, chi ascolta, come dice Philipp Emanuel Bach, al vero sentimento di una composizione. Quindi significa accentare in maniera particolare alcune sillabe, cioè alcuni suoni, in modo da poter veicolare il sentimento. Nel Seicento italiano si diceva l'affetto, un termine secondo me bellissimo, cioè il sentimento che trasporta quel suono, il sentimento che trasporta quella composizione. Tutto questo, che fa parte della retorica poetica, viene trasferito nella retorica musicale. E Beethoven, che è figlio di quel tempo, non solo la traspone alle sue idee, ma ovviamente, essendo un genio, ci spinge molto avanti, come sempre. La retorica per noi dovrebbe essere abbastanza facile da comprendere, perché noi abbiamo una lingua che ci aiuta molto. Noi siamo pieni di accenti tonici e siamo anche pieni però di dubbi. Adesso non mi viene un esempio più calzante, me ne viene uno che forse non è tanto calzante, ma ad esempio noi di madrelingua italiana non facciamo fatica a differenziare al momento opportuno una parola come abbronzati da abbronzati. Stessa parola senza accenti tonici. Ecco, questo è un esempio che ci fa ben capire qual era l'assetto del musicista, chiamiamolo per comodità, antico. Il musicista antico aveva un bagaglio non scritto di sapienza che gli consentiva di districarsi tramite questa accentuazione che i testi comunque sempre implicavano. Ed è molto sorprendente che Beethoven comunque, agli inizi del 1800, quindi quando ci sta trasportando verso il romanticismo, no? Comunque rimane saldamente attaccato a questi concetti, certamente trasponendoli in una maniera eccezionale. Allora, io spero di essere chiara, se non sono chiara per favore mi interrompete, soprattutto adesso, perché adesso dobbiamo fare questo passo indietro, quello che vi dicevo prima, e andare a vedere che cosa succedeva nella seconda metà del Settecento, per capire esattamente quello che Beethoven ci vuole dire. E prima ancora dobbiamo affrontare un altro argomento, velocissimamente, che è quello del testo. Allora, per affrontare l'argomento del testo ci vorrebbe un altro seminario di circa 3 ore come questo, no? Quindi io cerco di essere brevissima con un esempio che a me, quando io lo conobbi, cioè una ventina di anni fa, mi colpì moltissimo. Che cos'è un testo Urtex, ragazzi? Adesso oggi si parla tanto di testo Urtex. Che cos'è? Senza paura. Cos'è sto testo? Testo originale. Non ho sentito. Originale. Perfetto. Dal tedesco Urtex, testo originale. Domanda. Ma Chopin, che per esempio rimaneggiava tutto per gli allievi, per le fioriture, per l'armonia, lo stesso faceva Bach, lo stesso faceva un po' meno, ma anche Brahms, e poi continuava a modificare la parte, no?
qual è il testo originale realmente? Capite quello che voglio dire? Questo è veramente un elemento molto importante. Andiamo a vedere adesso perché. Questo che vi sto mostrando, sicuramente l'avete riconosciuto, è il preludio, no, del rondo maggiore del secondo volume del Clavicembalo ben temperato. E questa fonte è una fonte, intorno al 1730, di uno dei pochi allievi di Bach, si chiama Vogler. Io ho segnato in rosso nei quadrati delle diteggiature originali, che sono preziosissime, perché non esistono diteggiature, ne esistono pochissime. E guardate come diteggia, per esempio, questi salti di sesta, sol, mi, fa, re. Cosa vi fa pensare questa diteggiatura? Vi fa pensare al legato o vi fa pensare a qualcosa di più articolato? E questo succede anche più tardi, nella seconda battuta, ugualmente. Succede nel basso, lo vediamo nell'ultima quartina dell'ultima battuta della prima riga, e succede continuamente per tutto il brano. In giallo, non so se si vede bene, succede un'altra cosa molto bella. Molti gradi congiunti sono diteggiati, quinto quinto, pollice pollice. Allora, chi ha studiato la musica antica, le tessere antiche, non si stupisce per niente. Perché? Perché il legato era tutt'altro che il suono desiderato. Era desiderata la cantabilità, era desiderata una certa quantità di suono. Dice Frescobaldi in questi bellissimi avvertimenti, che andateveli a leggere, sono stupendi, all'inizio del Seicento: i cominciamenti siano fatti ad agio per non lasciare vuoto l'istrumento. Cioè, arpeggiate, fate camminare il suono, perché lo strumentista antico temeva il secco. Erano questi gli artifici tramite i quali si cercava l'espressione. Il legato doveva ancora venire. Allora, stiamo dicendo che questa è una fonte del 1730 circa, di un allievo di Bach. Quinto quinto, mano sinistra. A volte succede anche che il quinto della mano sinistra salta, si sposta nel basso e prende un'altra nota. Anche lì c'è poco da scandalizzarsi, perché quell'articolazione, quell'aria tra i suoni era una cosa assolutamente di prassi. L'articolazione del sol B fa re, tenetela a mente, perché poi più tardi ci torniamo vedendo come tratta Beethoven queste cose. Adesso andiamo all'edizione Leverlac, che io immagino che voi conosciate bene, no? Ormai è un'edizione che viene, è quella blu, Urtex dice. E guardate se si vedono le diteggiature, si fa di tutto perché tutto sia legato, tutto legato, non solo. Sarebbe un'edizione Urtex, cioè è stato preso un testo importante che è stato validato, no? Delle opere di Bach, ma i caratteri tipografici con i quali il curatore interviene a mettere la sua diteggiatura non sono segnalati. Quindi, se io non ho una preparazione, cosa penso? Posso pensare che quella diteggiatura è una diteggiatura originale, magari non penso neanche questo, B, penso che tutto debba essere assolutamente legato. Se consideriamo che queste cose, queste testimonianze, questi due o tre pezzi in cui abbiamo la diteggiatura originale, diciamo degli inizi del Settecento, di un allievo di Bach, circolano dagli anni Ottanta, io non so voi, ma io trovo abbastanza grave tutto questo, perché per chi studia il vero sentimento di una composizione, quantomeno ci dovrebbe essere una partitura che dà modo di poter riflettere. Ma non è soltanto questo il problema. Prima di arrivare qui, dove abbiamo un punto focale, devo dire un'altra cosa importante. Quando io ho cominciato a fare queste cose, soprattutto parlare nel merito delle articolazioni, di come vedevano la musica anticamente, eccetera, io sono stata molto ispirata dal lavoro di Malcolm Bilson,
che è fortepianista, musicologo, una persona di indubbia preparazione, che ma forse una ventina di anni fa, si chiama Knowing the Score, conosce la partitura, sta su YouTube, potete andare a guardarlo, e lui dice una cosa che mi scioccò, cioè dice a un certo punto, guardate, ormai nei conservatori, nelle accademie, in tutto il mondo, a interpretare non si insegna più. Io rimasi malissimo, due volte, no? Come docente, come studiosa, interprete, dico ma come, non è vero, non può essere vera questa cosa, no? Questo per esempio è un esempio suo, o alcuni esempi che muto da lui, che sono molto calzanti. Poi ne parliamo di questo vero sentimento dell'interpretazione, il vero sentimento della composizione. Noi qui abbiamo quattro scansioni diverse delle stesse note. Per esempio, la prima battuta, dove noi non abbiamo alcun segno, no? Secondo voi, com'era intesa questa battuta nella seconda metà del Settecento, ma anche nella prima? Che cosa fareste voi? Che vi verrebbe in mente? Buttatevi perché non c'è nessun problema, tanto poi entriamo nella materia passo passo. Vi verrebbe in mente di suonare legato? Mediamente, vi rispondo io, mediamente, sottolineato tre volte, mediamente, una scrittura così veniva interpretata per metà del suo valore, da tutti i trattati. Ovviamente metà del suo valore va contestualizzato, ci arriviamo tra poco. Saltiamo un attimo la seconda, arriviamo alla terza, dove abbiamo uno staccato. Qui sono abbastanza d'accordo nel dire che il tocco è di un certo tipo, il valore è di metà del suo stesso valore. Cerny nel 1839, nel trattato del 1839, fa una precisazione, dice il cuneo. Lo staccato a cuneo, quello diciamo, no? Tutto pieno, no, quello toglie tre quarti del valore alla nota, quindi è ancora più staccato. Sull'ultimo esempio, l'ultima battuta, abbiamo il cosiddetto portato, e già qui c'è una differenza sostanziale, perché alla fine del Settecento il portato era il tocco più pesante esistente, completamente senza aria. Lo codifica Türk nel suo trattato del 1789, che dice specificatamente il tocco più pesante che esiste. Cioè, per dare un'idea, mentre noi intendiamo per esempio il portato oggi così, antichi su quella scrittura lì facevano. Sentite, c'è un'articolazione per ogni suono, però un'articolazione senza aria interna. Per quello Türk dice è il suono più pesante che esiste. E questa è una grande differenza con quello che succede dopo, più in là, perché Czerny nel 39, invece, parlo del 1839, dice no, questo è un portato così come lo conosciamo noi. Seguite, è chiaro? Adesso andiamo alla differenza più eclatante, che è quella del legato. Quando compariva una legatura di questo genere, anche in Bach, dovunque, l'idea, ce lo spiega benissimo Leopold Mozart, l'idea è allungare il primo suono e avere una sorta di decrescendo. Pa, 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 pa. Non sono quattro suoni uguali. Poi dice anche Leopold Mozart, attenzione. Perché se c'è una nota particolarmente importante sotto quella legatura, perché è una dissonanza, perché è una sincope, perché crea una quantità, perché crea una melodia, un appoggio della melodia, quindi un accento, l'accento lo dobbiamo spostare, non è più sulla prima. Questa è la differenza più importante del modo in cui noi concepiamo oggi la lettura della musica, che è un modo che è stato trasferito a noi attraverso il Novecento. Tutto chiaro? Altra differenza molto importante che contestualizza quello che abbiamo detto è questa. Insomma, come studiamo noi queste cose? La semibreve è il doppio della minima, la minima è il doppio della semiminima e viceversa, la semiminima è la metà, non gli antichi.
La semibreve è più pesante della minima. La minima è più pesante della semiminima. E quindi la semiminima è più leggera della minima. Ecco perché quando prima parlavamo del fatto che mediamente un tocco è di metà del suo valore, dipende. Perché se io mi trovo in due metà, per esempio in un tempo di due metà, che è per sua natura un tempo denso, pieno, piccola digressione, grande differenza tra le correnti di Bach in due metà, che sono la francese, infatti sono tutte intrecciate, e le correnti, quelle delle suite francesi e delle suite inglesi, in tre quarti, che sono allo stile italiano, e sono praticamente molto più, appunto come lo stile italiano, brillante. Tre quarti non lo possiamo minimamente accostare alla densità del tempo tagliato, di due metà. Quindi, quando Philippe Emmanuel Bach, adesso andiamo a vedere, dice: attenzione, chi non capisce veramente il sentimento della composizione sta travisando completamente. Ma come capiamo il sentimento di una composizione? Lo capiamo attraverso l'analisi di questi fattori, ma secondo la logica antica, non secondo la logica novecentesca. Un'ultima cosa sul legato. Abbiamo detto nel 1795 un trattato tedesco parla subito nel 1795, anticipa un po' questa idea del legato, ma già Clementi, che ovviamente ha scritto un metodo importantissimo nel 1801, dice: guardate che in mancanza di indicazioni si suona legato, ma nel 1801 si suona legato in questa accezione che io vi ho detto. È chiaro? Eccolo qua, caro Philippe Emmanuel Bach. Adesso ci leggiamo un attimo che cosa dice. 1759. Ma in che cosa consiste la buona interpretazione? Nell'abilità di far percepire all'orecchio, cantando o suonando, il vero sentimento di una composizione musicale. Modificando l'interpretazione, un passaggio può essere reso in modo così diverso da cambiare significato e diventare irriconoscibile. Ci arriveremo a questo. Gli elementi dell'interpretazione sono la forza e la delicatezza dei suoni. La forza e la delicatezza dei suoni. Stiamo per parlare di accentuazioni. Accento, l'accento, lo scatto, il legato, lo staccato, il vibrato, l'arpeggiato, le note tenute, il rallentando e accelerando. Chi non impiega questi elementi o li usa a sproposito, interpreta male. E vedremo nel campo perché. D'altra parte, un altro trattato più o meno coevo, 1752, per il flauto: l'oratore e il musicista devono avere lo stesso scopo, impadronirsi del cuore di chi ascolta, suscitare loro passioni e trasportarli da un sentimento all'altro. A me colpisce enormemente questa costante di tutti i trattati del Settecento, che si occupano da una parte di dire tutto quello che bisogna fare e dall'altra parte non trascurano mai l'elemento emotivo, mai. Sono tutti concordi, di scuole anche diverse, ma dicono tutti la stessa identica cosa. Leopold Mozart, entriamo un pochettino più nella esecuzione, sulle note a coppia. L'accento cade sulla prima di ogni coppia, che non solo va suonata più forte, ma va anche tenuta più lunga. La seconda va invece eseguita con delicatezza, leggermente e un poco in ritardo. Non esattamente come studiamo al solfeggio. Carl Philipp Emanuel Bach. Un musicista commuove gli altri soltanto se egli stesso è commosso. È indispensabile che provi tutti gli stati d'animo che vuole suscitare i suoi ascoltatori. Nei punti languidi e tristi diventerà languido e triste. Anche seguendo frasi vivaci e gloriose, l'esecutore deve mettersi nello stato d'animo appropriato. Alla calma seguirà l'eccitazione con varietà continua di espressione. L'esecutore deve essere certo di provare le stesse emozioni che l'autore provava soprattutto nei pezzi espressivi. Emilia Fadini mi ha detto per una vita che la parola d'ordine del Settecento era la varietà. Türk, 1789. Chi vuol leggere una poesia e la deve far comprendere a chi l'ascolta, deve porre un'intensità particolare su certe parole
o su certe sillabe. Lo stesso deve fare il pianista. Quindi una, come dire, una sovrapposizione completa, no, di ars oratoria, di accentuazione, quella che andremo a vedere, con l'espressione musicale. Quans, nel merito. Questo è molto importante, questo avvertimento, perché Beethoven, lo vediamo più tardi, non solo lo prende alla lettera, ma ovviamente lo elabora a modo suo. La prima e la terza nota di quattro devono essere leggermente prolungate ed il loro volume deve essere un po' più forte della seconda e della quarta. Ma si fa eccezione a questa regola in primo luogo nei passaggi veloci, nei tempi molto veloci nei quali è soltanto possibile accentare la prima nota di un gruppo di quattro. Essendo uno dei primi doveri del buon suonatore quello di non lasciare mai gli uditori in dubbio della divisione del tempo, rendasi ben distinto e marcato ogni principio di battuta ed anche ogni sua parte in battere, quindi non so, il quattro, il secondo, il terzo, il quarto tempo, mediante un leggero accento. Seguendo questa regola, in un movimento moderato, in un adagio, le note più scorrevoli devono essere suonate con qualche ineguaglianza. Devono essere suonate con qualche ineguaglianza, nonostante alla vista appaiano dello stesso valore. Avevano una testa completamente diversa dalla nostra. Bisogna saper fare nell'esecuzione una differenza tra le note buone e note cattive. Questa è di derivazione italiana, proprio preso, mutuato direttamente dalla nostra scuola musicale. Le note buone debbono sempre, purché si possa, essere più battute delle cattive. È necessario, secondo questa regola, che le note più preste siano, più preste significa di valore più piccolo, meno importante, siano suonate con qualche inuguaglianza nelle composizioni di un movimento temperato o ancora nell'adagio, ancorché sembrino all'occhio dello stesso valore, così che bisogna ad ogni figura appoggiare sulle note buone, cioè sulla prima, la terza, la quinta e la settima, evidentemente di otto, di quello appoggiarsi debbasi sulle cattive, vale a dire sulla seconda, la quarta, la sesta, l'ottava, a benché le prime non debbano essere sostenute così lungo tempo quanto essere lo debbono essendo appuntate. Qui si apre un capitolo incredibile che è quello dell'inuguaglianza. Ci torniamo tra poco perché altrimenti ci appesantiamo un poco in questo filo. E Quanz aveva studiato con Otteter, che era di scuola francese, e quindi l'aveva formato l'inegalità francese, e quindi avverte di qual è il confine sottile tra il suonare inegal e il suonare con la prosodia, quello di cui tratteremo con Beethoven. Qui facciamo un salto molto più ampio e andiamo a Cramer, che scrive queste istruzioni per il pianoforte. Questo perché ve lo porto insieme a Czerny? Perché conferma che le regole della seconda metà del Settecento hanno camminato fino alla buona parte dell'Ottocento, perché il trattato di Czerny è del 40, del 39, diciamo. Dice Cramer, quando una legatura si trova su due note di ugual valore, la prima è suonata con più forza che la seconda, la quale generalmente si dà la metà della consueta lunghezza. Quindi ribadisce gli stessi concetti. E questo è molto bello, questo segno che io non ho potuto trovare, proprio il simbolo, non l'abbiamo potuto trovare neanche con chi mi segue e mi aiuta nella grafica, perché che fa Cramer? A un certo punto dice questo segno, che è questa specie di forcella, che però è chiusa nel suo trattato, come un triangolo isoscele adagiato, mostra che è necessario un allungamento sulla prima nota di ogni battuta, essendo la parte accentata. Si chiama enfasi, il nome dice tutto. E io sono andata a controllarmi la prima edizione dello studio, quella del 1804, non c'è traccia, quindi penso di poter sospettare di essere un po' di più che un sospetto, cioè di essere più che convinta che effettivamente il segno, questo segno che spesso troviamo, che poi continuiamo a trovare nella musica romantica, in Brahms per esempio, quante volte, no? È proprio il segno dell'enfasi. Negli studi, vedremo poi più tardi, coincide sempre con la situazione che richiede, per una questione armonica, per una questione interpretativa di melodia, eccetera, una enfasi per l'appunto. E andando avanti, Czerny, nella scuola del pianoforte che dovrebbe essere, che è diversa dal metodo, una specie di surrogato,
ribadisce questo concetto, dice: ogni nota legata fra mezzo a note staccate deve sempre toccarsi, quando sia di uguale valore, con alquanto più forza. E a proposito di note sotto legature su tempi deboli, la prima delle due note qui legate con piccola legatura deve sempre percuotersi con qualche maggior vigore. Quindi questi principi rimangono inalterati fino al 1840 minimo, dove 39-40, dove abbiamo il trattato di Cerni. Perché questo sia, tutto questo discorso che abbiamo fatto, e poi facciamo la pausa, non sia carta morta, non sia così soltanto teoria, vi ho portato tre esempi di natura molto diversa. Questo per esempio potrebbe essere un esempio anche banale, non direi comunque, è l'opera 2 numero 1, la prima sonata, come vedete. Se voi fate caso, manca lo staccato nel Do, nell'edizione Urtex, no? Certo, abbiamo l'appiglio che quando viene riproposta subito dopo la corona il tema sul Sol, vedete dove c'è l'altra freccia, noi abbiamo uno staccato. Vi assicuro che c'è qualche incisione in giro che fa Do, Fa, La, Do, Fa, La, cioè lega il Do al Fa. È un esempio, non mi ricordo se è questo di Malcolm Bilson, ma per lui dice una cosa molto bella, dice che ciò che è leggero, ciò che è evidente in un tempo tagliato, nella suddivisione del tempo tagliato, una semiminima, è chiaramente leggera. Io non gli posso attribuire una legatura che sposterebbe la quantità, sposterebbe l'accento. Quindi questo è per dire che il discorso che facevamo prima delle edizioni, l'edizione serve a darci, come dire, il raffronto col pensiero dell'autore, ma il pensiero dell'autore non ce lo dà l'edizione, ce lo dà la nostra cultura, il nostro approfondimento dello studio, degli stilemi, dei codici, della dottrina del periodo che stiamo studiando. Questo esempio qui a me piace da morire e vado, questo è di Bilson soltanto in questo episodio che vi dico, che è quello della quarta battuta. Domanda per i ragazzi: nella quarta battuta qual è la nota più lunga? Dove c'è scritto Fa mi mi? Buttatevi, tanto poi vi spiego. Qual è la nota più lunga della quarta battuta? O meglio, la nota più breve. Facciamo così, qual è la nota più breve? La nota più breve è quella scritta più lunga, perché c'è un'appoggiatura che fa, l'appoggiatura risolve sul mi passando da un mi di passaggio, ok? E noi sappiamo da tutti i trattati, ma proprio tutti sono univoci, l'appoggiatura è un elemento, un ornamento tra i più studiati, più considerati e più descritti nei trattati. Ci sono anche, non so, un Donington dell'inizio del Novecento prende 50 pagine a parlare dell'importanza dell'appoggiatura, ma se c'è una cosa che proprio non si può fare è declinare l'appoggiatura con un accento sulla seconda. L'appoggiatura in sé un leggero diminuendo, esattamente come noi pronunciamo, che so, pane, mare, sedia, non diciamo papa e papà, perché diciamo due cose che sono completamente opposte. Perché allora è stato copiato così? Perché nello scrivere il manoscritto non c'era tempo, si risparmiava tempo inchiostro, quindi nei codici si sapeva perfettamente che il fa risolve su mi e il mi è breve e prendeva tempo mettere il trattino della croma, perché si sapeva già. Ugualmente, se io non conosco questo linguaggio vado a suonare Fa mi mi spostando completamente l'accento. Questa sonata mi dà modo di dire delle cose molto importanti, perché allora Beethoven, siamo per entrare proprio nel dentro, essenzialmente parla del piede di Trocheo. Il piede di Trocheo è la scansione lunga breve. La scansione che abbiamo qui per 1, 2, 3, 4 battute, no?
Lo vedete chiarissimamente? Fa, la, do, la, si, sol, fa, mi. Giusto? Vi domando, ma voi sentite pianisti che suonano con questa scansione, questa sonata? Perché, diciamo, io ho fatto una ricerca, no? E sento moltissimo, sento molto suonare qui, molto legato, è bellissimo ovviamente, è molto bello sentire suonare. Ma non è scritto questo, è scritto... Mi seguite? Seguite la differenza? E dopo, secondo quello che dice Leopold Mozart, perché abbiamo uno spostamento di accento, uno spostamento di quantità. Bilson qui è molto categorico, lui appartiene a una corrente di pensiero che pensa che queste cose sul pianoforte non si possano fare. Perché il pianoforte ha ovviamente una corsa del tasto più alta, ovviamente ha un suono più denso, eccetera. Io molto umilmente, anche supportata da Emilia Fadini, che per tutta la vita ci ha dimostrato il contrario, non penso questo. Penso che si possa tranquillamente suonare questo. Penso che si possa fare nella maniera più assoluta. E posso anche dire un'altra cosa a proposito di questo trocheo. Posso dire che questo trocheo, che dice Matteson è adatto alla leggerezza, alla brillantezza, ci porta immediatamente a vedere che un tre quarti geniale nella scrittura, ma abbastanza vuoto. Cosa abbiamo? È vuoto. Ha i caratteri della leggerezza. Ci sono delle esecuzioni su YouTube, potete controllare, dove si suona questo. Sempre molto bello. Allora, quando Filippo Emanuele Bach dice il vero sentimento di una composizione, capite a cosa si riferisce? Cioè, vedere quel testo secondo la grammatica di quel momento. E questa è una grammatica che ha a che fare con una certa leggerezza, non leggerezza intesa come vacuità. La leggerezza in senso antico ha a che fare con la velocità, ha a che fare con una brillantezza. Mi sono spiegata? Ultimo esempio, ve lo do prima di fare la pausa per supportare ulteriormente questo excursus che abbiamo fatto per poter affrontare, no, il pensiero di Beethoven. Opera 53 di Beethoven. È una sonata che si presenta con una forma particolare, mette in crisi quella forma, no? Perché veramente sui generis, quattro quarti, allegro con brio, ribattute. Ricordiamoci che la ribattuta è stata una conquista, perché il cembalo, è vero che c'era così il repertorio del cosiddetto Grand Ravalement, come lo chiamavano in Francia, eccetera, dove si poteva ribattere, ma non è che avesse, cioè, è un salterello che salta senza nessuna protezione, quindi era molto, come dire, era eccitante l'idea, no, di, per esempio, no? E che succede? Succede che per due spunti diversi, ho visto l'intervista di Pollini che racconta delle lezioni che ha fatto con Michelangelo quando lui era un ragazzo e dice il maestro mi ha dato dei consigli meravigliosi e non ne dubitiamo ovviamente, dice mi ha detto anche per esempio come posso fare a suonare queste ribattute piano. Quello è veramente un problema, no? Questo rumore quasi selvaggio, no? Come veniva percepito da chi si sforzava veramente di fare piano, e il maestro mi ha detto fallo dentro la tastiera, se tu lo fai dentro la tastiera viene piano. Se voi andate a vedere quell'altro grande pianista Rau come suona, lui suona queste ribattute dentro i tasti, cioè il suono è questo. Dentro lo scappamento. C'è un piccolo problema. Noi
noi sfruttiamo il secondo scappamento per fare questo, perché il pianoforte ha due scappamenti, ma il secondo scappamento non era mica stato inventato quando Beethoven ha scritto questa sonata. Quindi cosa ci dice questo? Ci dice che Beethoven, non potendo meccanicamente suonare questo ribattuto dentro il secondo scappamento, sto parlando con un linguaggio poco tecnico solo per capirci, evidentemente voleva una meccanica, un'esecuzione molto brillante. Non c'era modo di poter suonare diversamente. Avrebbe impattato col fondo del tasto senza poterlo ribattere, perché avrebbe messo fuori d'uso l'unico scappamento che esisteva in quel momento. Perché racconto questo? Perché conoscere la storia, gli strumenti, la grammatica dei momenti in cui le persone, gli autori, i compositori hanno veramente, no, i problemi con i quali si sono veramente confrontati, ci permette di scegliere, e ci permette di scegliere con grano salis. Non sto dicendo che non è legittima la scelta di suonare dentro lo scappamento, perché sono opere immortali e io non ritengo nella maniera più assoluta che una cosa contraddica l'altra. Dico semplicemente che conoscere il contesto nel quale sono state scritte delle cose, gli strumenti che sono stati adoperati, ci dà una possibilità oggettiva, un po' più di libertà, diciamo, ecco, un po' più di libertà di scelta, perché abbiamo un'opzione che è un'opzione contemporanea, moderna, che può sfruttare il pianoforte attuale, che si è stabilizzato intorno al 1890, ma qui stiamo parlando dei primi anni del 1800, no? Quindi insomma c'è un secolo di mezzo, oppure scegliere un'esecuzione, come direbbe Bilson con il suo linguaggio, più leggera, e quindi affrontare la difficoltà del piano, del ribattuto, che vi ho raccontato, era come se si fosse aperta una, no? La possibilità di cantare, la possibilità di legare, la possibilità di fare i ribattuti con comodo. Cioè il pianoforte ha portato veramente un mondo che era come quando è stata scoperta l'America. Allora, tutto questo contesto, che questo viaggio che abbiamo fatto, è il l'humus con il quale è cresciuto Beethoven, perché Beethoven è nato nel 1770. E questa è la grammatica che ha masticato, e questo che ha assorbito. Allora, con questa preparazione facciamo un pochino di pausa, così ci riposiamo un po', arieggiamo magari, e andremo poi ad affrontare nel merito cosa fa Beethoven di questi principi, come li applica in questi 21 studi scelti da lui. Grazie. Sì, vi faccio gli ultimissimi esempi, soltanto sono velocissimi. Questo è Kalkbrenner, 1831 il trattato, non è molto conosciuto dai pianisti, ma è stata una figura super fondamentale, inventore di un metodo col guidamani, altro argomento che richiederebbe un altro seminario a parte. E guardate un attimo, la cosa più bella di tutte non è tanto come si suonano le note a due, quanto, vedete sotto, devono essere le note a due devono essere eseguite in questa maniera, si vede chiaramente che la seconda nell'esempio, l'esecuzione è corta, ma quanto è questo che è fenomenale. Lui dice un passo che può essere ripetuto può essere variato in moltissimi modi, quindi cambia l'ordine delle legature, mette più o meno staccati, lo lega a due quartine alla volta. Questo è proprio il protrarsi della varietà settecentesca nella cultura ottocentesca. Qui siamo nel 1831 e ancora la cultura musicale era permeata di questo. Quindi capite quando Malcolm Bilson poi dice non si insegna più a interpretare, perché dice questo? Perché abbiamo perso il Novecento, non so, prendiamo una partitura del Microcosmos di Bartok, no? Stupendo, tra l'altro. Dura 3 minuti, 20 secondi, no, del tempo di metronomo, e questo eccetera. Siamo passati ad un'altra logica, una logica che in cui la composizione ha una sua oggettività e deve essere semplicemente quella. In realtà i musicisti del passato godevano di una grandissima libertà, però una libertà che aveva delle regole ferree, e fino a un certo punto queste regole sono state tramandate soltanto
dal punto di vista orale. Questo esempio qui dice la scritta in tedesco, questi sono esercizi di Beethoven, dice questi suoni devono essere suonati tutti con lo stesso dito, col terzo. Questa è un'altra cosa molto importante, c'è un notturno di Chopin, ancora nel 1848, che è diteggiato così, terzo, 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 sotto una legatura col suono portato. Quando io ho studiato, quando ho portato avanti la ricerca su Turrini, e in un bellissimo adagio di Turrini, a un certo punto siamo, stato pubblicato nel 1807, quindi siamo lì, lui dice esattamente la stessa cosa, cioè con un dito solo. Perché è importante questo esempio? Perché la varietà, ovviamente, non era solo la varietà di interpretazione, anche la varietà di tocco. Paradossalmente la tastiera, con un brutto termine che a me non piace tanto, meno performativa, perché il suono era meno, eccetera, però è come se aprisse, avesse aperto, no, la fantasia dell'esecutore, perché tu hai uno strumento che ti spinge a creare delle altre soluzioni, e questo è tutto il linguaggio che il Settecento ha consegnato all'Ottocento e che ha avuto lunga vita. Stiamo per entrare nell'argomento, quindi vi lascio qui, prima di alcune notizie, di cominciare con la lettura delle annotazioni di Beethoven finalmente. E i principali piedi metrici sono tantissimi piedi metrici, il suono, la lineetta e il suono lungo, questa specie di C rovesciata e il suono breve. Diciamo che ci va molto, andiamo comodi con Beethoven, perché Beethoven fondamentalmente usa il trocheo, cioè lunga breve, e incidentalmente usa il giambo, poi usa anche qualche volta altro, però è talmente sparuto che non è nell'ordine di interesse della nostra discussione. E prima di andare alla lettura delle annotazioni e del commento, vi volevo dare due notizie. Cioè, uno che mi ha accompagnato per sua volontà, questa mia meravigliosa allieva che si chiama Viviana Di Rita, perché noi abbiamo avuto un progetto. Allora, questo progetto di Kramer è nato perché Emilia Fadini a tradimento mi ha accollato questa cosa pochi mesi prima che morisse. A lei serviva che io studiassi e lavorassi su questo a supporto della seconda edizione del libro dell'accentuazione, che è questo. Deve ancora uscire l'edizione ampliata. Questa è una piccola Bibbia che vi consiglio caldamente di leggere e di acquistare. E quindi noi abbiamo un progetto didattico che ormai è volto al termine, abbiamo già registrato gli studi, abbiamo un'altra sessione di rifinitura, e quindi abbiamo portato avanti un progetto che è stato collegiale, quindi abbiamo studiato tutti, guidati da me, insomma abbiamo avuto il supporto del Conservatorio di Foggia, e stiamo per arrivare alla conclusione di tutta questa immane fatica. Mi fa enormemente piacere per Emilia, perché ci teneva tantissimo, e siamo di parola, tra l'altro qui dove lei ha dato la sua ultima intervista. E poi volevo dirvi un'altra notizia di servizio, che tutto quello che abbiamo detto fino adesso, e compresa la traduzione degli studi che andiamo, la traduzione delle annotazioni degli studi in italiano, perché non c'era in italiano, adesso vi racconto anche questa storia qui, sta sul mio sito. Cioè tutte le notizie di cui abbiamo parlato, la maggior parte delle cose che abbiamo detto le trovate lì, quindi se avete bisogno di approfondimenti. La storia è questa, che quando sono stati tradotti da Shedrock nel 1893, dal tedesco sono andati all'inglese, io avevo una traduzione di Emilia di 30 anni fa, non di lei, di una persona a noi vicina che aveva fatto la traduzione e in cui lei poi ha puntato nel corso degli anni le sue valutazioni. E, diciamo, lavorando su questo materiale, poi sono addivenuta, come dice una mia amica siciliana, poi alla definizione della traduzione in italiano. In italiano, anche questo lo trovate. Allora, scusa. Prego. Ma è un refuso a testo, o se è qualcosa che non conosco? Cioè, che vuoi dire? Adesso è due parole in lunga. Sì, hai ragione, si è confuso, ma io pensavo che tu mi parlassi della grafica, perché la grafica lì è accatastata. Sì, lo correggiamo, grazie. Bene che l'hai detto, perché altrimenti passavo un altro messaggio. Non l'avevo affatto notato nella fretta di montare tutto il materiale. Dunque,
Allora, abbiamo detto che questo studio è uno studio che per la prima volta compare come forma organica. Il celeberrimo numero uno di Cramer lo conosciamo tutti quanti, no? E tra l'altro vi segnalo che c'è, come dire, viene avallata la tradizione di far partire gli studi sempre dal Do maggiore, no? Pure Chopin ha fatto così poi. Quindi c'è proprio... una cosa che mi ha molto colpito, dove subito c'è un biglietto da visita importante della, diciamo, della poetica di Beethoven, è che come lo vediamo noi normalmente questo studio? Come lo vediamo generalmente? Come uno studio brillante. Vi è capitato di, quando abbiamo studiato gli studi di Cerny, di vedere tante note piccole, tante note legate piccole e contemporaneamente la scritta legato? Io mi ricordo che provavo un certo imbarazzo anche quando ero bambina che frequentavo questi posti, dicevo, ma come, legato, poi le cinque dita, no? La brillantezza, eccetera. Cosa ne fa Beethoven di questo studio? Subito mette in chiaro cosa intende lui per il legato. Intende la prima nota di ogni quartina tenuta. Andiamo a leggere la sua traduzione, eccola qua. L'accento ritmico è lo stesso su tutti i tempi della battuta, così si presenta anche nelle progressioni. Per ottenere il legato necessario, il dito non deve alzarsi dalla prima nota di ogni gruppo di quattro, fino a quando la quarta non sarà suonata. Quindi do, re, mi, fa, sol, no? Tenuto il suono. Con gli allievi questo studio deve essere ovviamente dapprima studiato lentamente. Quindi anche qui, dove noi non abbiamo... Diciamo, nel primo studio noi non abbiamo... Guardate che ci sono le fotocopie degli studi, tra l'altro, e approfittatene perché potete seguire. Oppure devo mettere il PDF? No. Ci sono le fotocopie degli studi per poter seguire quello di cui parliamo, perché altrimenti forse non vuoi distribuirlo un momento? Potrebbe essere, sì, i fili si sono anche incollati sulla sedia. Vediamo se io posso fare una cosa invece. Sai cosa faccio? Io esco di qua. Vediamo se posso fare questo. Intanto ve l'ho messo qua, intanto un pezzetto. Ci siamo? E cerco di metterlo anche sullo schermo. Quindi capite cosa dice? Lui dice che va tenuta la prima di ogni quartina fino a che non sarà suonata la quarta. Questo chiaramente non è uno studio melodico, quindi comunque genera una progressione, una scala, diciamo così, no? E si capisce subito, quindi, qui, del perché poi sia scritto sempre legato. Andiamo su quel surlier, quello che si faceva al cembalo, cioè di tenere i suoni, per poter sostenerli. E qui posso dire un'altra cosa, quando trovate sostenuto in questo periodo, l'indicazione sostenuto si lega sempre al tenere i suoni, cioè tenerli giù. Non è un'indicazione di carattere e basta, è un'indicazione di pratica. Lo dice benissimo Clementi nel suo trattato, 1801. Sostenuto ha a che fare con i suoni tenuti, ok? Poi cosa succede? Voi lo sapete benissimo, non vorrei cadere perché sono specialista. Allora, cosa succede alla fine di questo studio? Integrare
della fine del clavicembalo, del preludio del clavicembalo ben temperato in do maggiore, no? Avete notato? Io non ho suonato questo. Perché in tutta questa progressione di studi da parte di Beethoven, l'appunto, la tensione è sempre su cercare la melodia, cercarla anche nel tempo debole, ci stiamo per arrivare, e quindi non potevamo chiaramente su questo bellissimo pedale, tra l'altro, suonare diversamente. Quindi già dal primo studio noi capiamo l'aria che tira, no? Che è un'aria completamente distorta, cioè questa non è distorta, è la nostra distorta nell'interpretazione che abbiamo sempre dato di studi brillanti. Voi fate caso anche in Czerny, che è stato un allievo di Beethoven, anche nell'opera 299, numero 1, numero 2, c'è scritto sempre legato, legato, legato. Io veramente credo che abbiamo trovato una chiave di lettura, che cosa intendessero quando scrivevano veramente legato, no? Allora, adesso andiamo al numero 2, vediamo se ve lo posso mettere. Eccolo qua. Questo studio, anche questo è presente nella raccolta di von Bülow, no? Nei 60 studi. Questo studio ribadisce un'attenzione che Beethoven ha per la figura della terzina. Vediamo che cosa dice. Nello stesso modo l'accento ritmico deve essere posto sulla prima nota di ogni terzina. Nelle prime quattro battute il pollice aderisce fermamente sulla nota fondamentale, in modo che la triade spezzata e tutti gli accordi spezzati siano chiaramente resi percepibili. Per ottenere il legato, le terzine della mano sinistra devono essere trattate ugualmente. Poi a battuta 16, che corrisponde alla mia memoria alla prima riga della seconda facciata, c'è una scritta in tedesco che significa: la melodia si trova nella terza nota della terzina. Voi ve lo ricordate quel passaggio allo sviluppo dell'opera 53, dopo il secondo tema? Quindi ci sono due elementi molto importanti qui. C'è l'elemento terzina, dove lui invariabilmente chiede un accento metrico. Guardate che le testimonianze che abbiamo a proposito di Beethoven sulle sue esecuzioni parlano di un Beethoven ricchissimo di accentuazione, e dall'accentuazione ritmica lui non eludeva mai l'accentuazione ritmica. Ma mi viene in mente, che non vi ho detto prima, una definizione bellissima che ha dato Schindler: non prescindeva dall'accentuazione metrica, ma trovava la melodia nei requisiti interni. E questo è un caso, questo qui è un caso. Il requisito interno, aggiungo io, prescinde completamente dal tempo forte. Questo capita e ricapita con lui. Quindi terzina significa anche tenere la prima nota, procedimento mutuato da tutta la storia del clavicembalo, che so, sesta suite della suite inglese di Bach, che so, fantasia in re minore di Mozart, tutta la parte lenta che precede, no? Nessuno avrebbe suonato invadendo di pedale al fortepiano, poi il pedale ovviamente nel clavicembalo non c'era, quindi il procedimento di tenere le note è un procedimento antichissimo, che ovviamente, non so se ve l'ho detto prima, è validissimo anche per l'accompagnamento, la parte della mano sinistra al basso, della K332 prima. Non c'è bisogno di mettere pedale, si tenevano le note, soprattutto quelle che formano un'armonia consonante. E anche su questo Beethoven tra un po' ci dirà qualche cosa. Il terzo studio è uno studio, secondo me, veramente super fondamentale, perché qui succede qualcosa di nuovo rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso. Ce lo avete tutti o ve lo devo mettere? Ce lo avete? Sì, ce l'avete. Ok. Dice Beethoven:
La melodia si trova quasi sempre nella terza nota di ogni gruppo, ma l'accento ritmico va dato uniformemente sulla prima nota. A causa del legato, il dito resta tenuto in questa nota accentata. Quindi cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che è vero che io che ho il dovere, abbiamo il dovere di accentare la prima nota, ma ci sta dicendo anche che la melodia sta su che cosa? Sulla terza biscroma di ogni quartina. Quindi io non andrò a suonare questo come se fosse scritto, diciamo, in maniera così molto discorsiva e basta, senza accentuazione. Farò questo, farò. Questo da qui diciamo che se avessimo dei dubbi sulla, come dire, la passione e la fondatezza di questa stessa passione di Beethoven, qui proprio se ne vanno tutti, perché anche qui c'è una pratica che è assolutamente una pratica mutuata dal mondo antico e in maniera particolare mutuata da Bach, ma con una differenza fondamentale. Non so se vi ricordate, prima noi abbiamo visto che Quanz dice: noi accentiamo la prima e la terza di ogni quartina. Beethoven si spinge oltre, fa un controcanto, fa una melodia che va a, come dire, a discorrere, a relazionarsi con l'accento metrico, sposta di fatto col controcanto anche l'attenzione dell'orecchio. E non soltanto, in altri passaggi di questo studio poi si viene a formare ovviamente anche un tessuto polifonico, tan, ta, tin, ta, tin, ta, ta, esattamente come esiste in questa allemanda di Bach. È chiaro? Allora, per me possiamo anche, per Luigi, interrompere qui.